dissi, ma io proprio, sai, io penso che se mi dimettessi adesso da deputato, tutte le cose vanno a posto. Non corre il pericolo della strozzatura elettorale che come l'altra volta mi costringono a presentarmi di nuovo. Mi trasse una conclusione curiosa. Disse, ho capito, tu sei stanco di tentare di fare la rivoluzione nello Stato e vuoi tentare di farla nella Chiesa. Così il padre di Giuseppe Dossetti sintetizzava le intenzioni del figlio, costituente ormai deciso a lasciare la vita politica e ad andare a vivere a Bologna, per collocare nell'obbedienza al cardinale Lercaro appena entrato in sede, se stesso e un cenacolo di studi di vita cristiana che aveva nella sua figura il suo suscitatore di fervore. Iniziava così, nei locali di via San Vitale 114, trovati da Salizzoni, un'esperienza segnata dalla tensione che unificava la speranza della riforma della Chiesa, l'utopia del rinnovamento della società italiana e l'impegno di conversione della propria vita con l'esigente passione per la ricerca e lo studio. Menti ed anime che non sapevano, leggendo la Bibbia e studiando i concili, di preparare senza presentirla l'apparizione di Papa Giovanni e del Vaticano II, ma che ne percepivano l'urgenza drammatica. Il centro documentazione, il non nome di un non luogo, nascosto dell'oscuro andre in affitto, autoreoricamente chiamato il centro, si sarebbe presto divaricato in due forme di vita, una concentrata sulla professio monastica, raccolta attorno alla scrittura e l'eucarestia, l'altra sulla professio della ricerca, l'accanimento, lo definì una volta Giorgio Napolitano. Quest'ultima aveva in comune con quella monastica un solo punto, e cioè la convinzione che la libertà è inverata solo quando diventa scelta, che impegna tutta l'esistenza, che cerca fecondità nascoste nella severità dello studio, che sprezza il narcisismo professorale e si spende per dare opportunità a nuove generazioni. Il centro avrebbe poi preso nei lustri successivi altri nomi, seguiti da un per le scienze religiose, istituto, associazione, fondazione, e sarebbe durato 70 anni grazie a due doni. Un dono è stato l'autorevolezza di chi l'ha presieduto, prima Massimo Toschi ed Enzo Bianchi ai tempi dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia, poi della Fondazione Dossetti stesso, Nino Andreatta, Valerio Nida e ora Alessandro Paino. L'altro dono è stato quello dell'amore timido e ruvido del suo segretario Pino Alberigo per il suo lavoro, dono di cui hanno beneficiato molti e beneficiano ancora generazioni che senza nemmeno rendersene conto si sono formati in quella che qualcuno, illudendosi di darci fastidio, ha chiamato la scuola di Bologna. Forte della lezione dei suoi maestri, come Delio Cantimori e Hubert Hiedin, Alberigo ha trasformato un esperimento di lavoro scientifico collettivo in un'esperienza dotata di una dimensione istituzionale e di una struttura scientifica. Le ha dato una capacità di incubare grandi progetti di ricerca, di diventare su scala europea il guscio della European Academy of Religion, dell'infrastruttura europea delle scienze religiose Resilience e sul piano nazionale delle nuove lauree che hanno riportato le teologie delle università italiane, creato un dottorato nazionale che attutisce la mala consuetudine dell'endogamia accademica. Non è stato un percorso nascosto. Una serie infinita di seminari sono lì a dirlo e segnano una sequenza di figure di specialisti ben diversi da quelle mezze figure che Momigliano avrebbe bollato come antiquari e Alberigo sprezzato come eruditi. Più serie di monografie sono uscite, prima in Italia, poi a Leiden e Göttingen, insieme a grandi opere come la storia del Vaticano II, le opere sui cristiani d'Italia, su Lutero, su Leo XIII, e accanto, dal 62 ad oggi, la ricerca sulle decisioni dei grandi concili. Poi ci sono state le riviste, a partire da Cristianesimo nella storia, nata nel 1980 da Alberigo, fino alle quattro testate attuali. E soprattutto c'è la biblioteca, le biblioteche, frutto di un lavoro paziente e oneroso di scelta comune. Prima sulla Bologna, dove nel 1997, quando l'università di Fabio Alberto Roversi Monaco comprò l'immobile e la regione di Antonio La Forgia lo restaurò, la biblioteca venne intitolata Dossetti. Poi, dal 2017, a Palermo, dove l'elezione di Corrado Lorefice d'arcivescovo è suonata come una vocazione per cercare di ascoltare la tesa di riforma fin dentro gli Islam e, a Dio piacendo, domani a Venezia per studiare la voce dell'ebraismo vivo.
Sicché la festa del settimo decennio di attività non è una cronologia come quella che solo il Berigo poté fare nel cinquantesimo del 2003, che era anche il cinquantesimo della sua dedizione, e non può rassomigliare alla seduta solenne di quelle società di mutuo incensamento, per rubare un'espressione a Don Milani, dove ci si complimenta vicendevolmente. C'è dunque un semplice album, voluminoso e silenzioso, una sequenza muta di immagini, decifrabile con un dettagliato apparato di dati e didascalie, come promemoria, offerta a quanti di questi decenni sono stati parte per tratti lunghi o corti. Offerti a chi ha scritto, letto i libri usciti da qui, a chi ha sostenuto, in forza della propria responsabilità nelle politiche pubbliche o della propria generosità, un lavoro svolto, è sempre una parola di Napolitano, con parsimonia leggerdaria. Offerto a chi ha patito delle insufficienze e a chi ha ripagato con ostilità quanto aveva ricevuto, offerto a chi ha cooperato per il conseguimento dei risultati che oggi sono patrimonio della comunità scientifica internazionale. Lo sforzo per riuscire a dialogare, anche solo per un frammento, con le nervature profonde del pensiero e della storia, semmai trascurando troppo i cangianti equilibri accademici e ecclesiastici, ha reso la gran parte di noi intimamente certa che se si vuol fare davvero qualcosa di fecondo anche solo nel campo dello studio e della ricerca, allora bisogna sceglierlo e scegliere di essere niente in tutto il resto, pur senza schifare il necessario, il più niente possibile in tutto il resto. Niente dunque di potere politico, e in questo, nonostante la stima fattiva che ci hanno manifestato statisti amici e amati, abbiamo trovato ascolto attento e il rispetto di ritenere ogni militanza un modo di far peggio di altri ciò che altri possono interpretare e un'abdicazione a ciò che nessun altro fa. Niente, dunque, di potere accademico. Al netto della generosità intellettuale e materiale di qualche figura, Bologna e molte università hanno goduto dei frutti di questa bottega senza vedersi richiesta alcuna contropartita. Niente, infine, di potere religioso, perché l'amicizia di grandi figure delle chiese e delle grandi comunità di fede non è mai diventata, per merito loro e per abitudine al pudore, un modo di farle fuso sulle tonache o sulle pantofole che spesso connota quel tipo di intellettuale da sagrestia, pigro e accomodante. Niente, infine, di indulgenza intellettuale per sé né per gli altri. Chi ha frequentato i seminari e le riunioni di lavoro di San Vitale e delle sue sedi conosce la preferenza per un'onestà intellettuale abrasiva, sia rispetto all'ipocrisia elogiosa del carattere accademico, sia rispetto ai patetici tentativi di travestire la superficialità della divulgazione, o come si dice oggi, la public theology, sia rispetto all'accidia che si assopisce nelle niche narcisiste di una saggistica vuota e manierista. L'esempio dei grandi dotti è stata la bussola, e ha costruito quel metodo dell'insoddisfazione permanente, così diceva il Berigo, verso tutti. Si sa, noi non parliamo bene quasi di nessuno e quasi nessuno parla bene di noi. Ma questo fa sì che quel querere veritatem in dulcedine societatis, che propriamente e impropriamente è sempre stato la cifra di questo didascaleion, dicesse d'una dulcedo mai dolciastra. Quel metodo di insoddisfazione permane oggi in un noi mutato, plasmato dagli anni, dalle generazioni, dai traguardi, dalle lacerazioni, dalle scomparse, e ora benedetto dalla presenza del cardinale Matteo Zuppi, primo arcivescovo di Bologna, familiare al lavoro della Fondazione e socio dell'ASRE fin dagli anni Ottanta. La sproporzione fra l'eredità ricevuta e il piccolo noi che la vive oggi è vistosa sul piano interiore ed esteriore. Anziché una comunità scientifica tentata dalla vita monastica, c'è una comunità scientifica nella quale il problema non è quanti siano i credenti, pochissimi, e quanto questa secolarizzazione abbia allontanato rischi ideologici che stanno solo sugli occhiali di chi ci guarda. Il problema è che non si perda quella intensità spirituale e religiosa disegnata in una celeberrima pagina delle Confessioni estatiche di Martin Buber del 1909. Da allora ho abbandonato quella religiosità che soltanto eccezione, straniazione, evasione, estasi, o forse sono stato abbandonato da lei. Ora non ho altro che la vita quotidiana, dalla quale non vengo mai distolto. Il mistero non si pronuncia più, si è sottratto, pur ha preso dimora qui, dove tutto accade così come accade. Non conosco più altra pienezza se non quella di ogni ora mortale, fatta di richieste e di responsabilità. Molto lontano dall'essere all'altezza, so però che nella richiesta mi viene rivolta la parola e che posso rispondere con responsabilità. Non so molto di più. Se questa è religione, allora la religione è tutto, la totalità vissuta semplicemente nella sua possibilità di dialogo. L'aver accettato senza disinvolture, senza parricidi, senza complessi di colpa, la sproporzione fra questo presente e il nostro passato ha
ha infatti voluto dire scommettere sul fatto che l'ipotesi originaria non era una cornice, ma una tela, davanti alla quale bisognava seguire un famoso apoftegma di Pablo Picasso, tanto caro Dominique de Ménil: quando finito il blu, uso il rosso. E col rosso provare a non derogare proprio da quanto era stato dipinto in blu. E cioè tre cose. Primo, far sperimentare chi passa in cerca di una formazione di ricerca e di un biglietto anche di sola andata per la carriera accademica, che quello stretto metro di rigore operaio inventato nel 1953 rende ancora oggi. Secondo, dare a chi desidera misurarsi con una ricerca libera dal daguerrotipo piccolo borghese, dell'intellettuale solitario, perennemente pessimista sul futuro del mondo e la cultura delle giovani generazioni, uno spiraglio per lavorare sulla storia più lunga e più profonda. Terzo, fornire a tutta la platea studiosa uno strumento come la biblioteca tripartita, ciascuna delle quali ha pochi pari su scala internazionale e che è, nella sua unità, parte essenziale e profonda della qualità della ricerca, che vuol ritagliare con la lama di uno storicismo classico dello specialismo problemi profondi. I 70 anni di un'esperienza nata in piena innocenza sono dunque lì a ricordare ciò che domanda un'eredità immeritata e che, almeno per chi non l'ha usata solo come trampolino per le proprie ascese, rimane un patrimonio del Paese e dell'Europa.